dallo scoppio della pandemia mondiale, pesanti le conseguenze sull'industria nazionale, a Codogno inaugurato un memoriale con l'acciaio inox di Steel Service. I piani verso l'alto, i lunghi verso il basso è quanto emerso dall'ultima rilevazione dei prezzi di Siderweb sul mercato nazionale. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Siderweb, un memoriale fatto in acciaio inox dedicato alle vittime del Covid-19, quello inaugurato nei giorni scorsi a Codogno, il primo comune a essere stato messo in zona rossa proprio un anno fa. E l'acciaio è quello fornito dalla codognese Steel Service. Sentiamo perché dall'amministratore unico Francesca Pizzigati. Per me era importante appunto anche dare un significato ancora più importante a quello che era il monumento, cioè perché non lasciare solo al materiale quella freddezza, ma cercare anche di far capire che attraverso il materiale ci si può esprimere. E secondo me questo materiale, soprattutto l'acciaio nostro, ti dà questa possibilità, cioè puoi esprimerti. È come dar vita a un qualcosa di importante. Ho cercato di seguire, ecco, questo messaggio, cose che magari con altri materiali era difficile poter fare. Con l'acciaio invece sono riuscita a dare un'ulteriore appunto impronta a quello che era il messaggio di questo monumentale. E veramente si sono resi conto di che cosa si può realizzare con questi acciai, perché hanno una texture bellissima. C'è un risveglio appunto della domanda. La cosa che preoccupa secondo me più gli operatori è il fatto dell'offerta, che non si trova così facilmente il materiale. Quindi è quello che sta un attimino destabilizzando quelle che sono in questo momento anche le strategie del mercato delle acciaierie. Quindi cosa succede? Che chi è pronto e chi era pronto in magazzino con materiale si trova in questo momento ad aumentare quindi le proprie vendite, perché oggi bisogna essere pronti. Però sono convinta che a lungo andare ci sia una stabilizzazione dei prezzi, si arriverà in questo momento a arrivare a un accordo dove quello è il prezzo base, cioè bisogna rimanere in linea un po' tutti. Logico che poi fa la differenza quello che è il servizio che dai al cliente. Steel Service prenderà parte a Made in Steel 2021 e proprio su siderweb.com, oltre che all'intervista integrale a Steel Service, potete trovare una serie di interviste agli espositori della nona edizione della Conference and Exhibition, un modo per ascoltare prospettive, obiettive e aspettative dalla filiera dell'acciaio dopo un anno di crisi. E a questo proposito, nel prossimo servizio ascoltiamo quali sono state le conseguenze della pandemia sul tessuto economico. Un anno dopo lo scoppio della pandemia in Italia siamo ancora nella fase acuta della crisi economica. A livello sociale si è registrato un netto calo dell'occupazione con una perdita di circa 630.000 posti di lavoro nonostante il blocco dei licenziamenti e i più colpiti sono stati donne e giovani. Quanto alle conseguenze economiche, il PIL è calato di circa il 9% contro una media mondiale del 3,5%, un crollo rilevante, il più forte registrato dal dopoguerra e di 2 punti maggiore a quello registrato nella crisi economica del 2008-2009. A soffrire di più è stata l'industria manifatturiera, la produzione è calata del 12%. Altro effetto rilevante è il calo delle imprese, ne sono nate circa 60-70.000 in meno nel 2020 rispetto all'anno prima. Il fatturato è diminuito del 12%, sia per la domanda interna che estera. Anche la redditività netta è prevista in forte calo, con il ROE che avrà segno meno per la maggior parte delle imprese. E continuiamo a parlare di numeri che fotografano l'andamento della filiera dell'acciaio e lo facciamo con gli ultimi dati relativi alla produzione siderurgica nazionale e mondiale. Vediamo.
È stato un mese con il segno più gennaio per la produzione nazionale di acciaio. Lo dicono i numeri di Federacciai. L'output è cresciuto dello 0,7% tendenziale, arrivando a 1,89 milioni di tonnellate. Un aumento leggero ma significativo perché il confronto è con un mese antecedente all'emergenza sanitaria. E la crescita resta anche rispetto a dicembre 2020, quando la produzione si era fermata a 1,61 milioni di tonnellate. Gli acciai lunghi hanno fatto registrare un più 5,3% con 933.000 tonnellate, più 2,8% per i piani con 932.000 tonnellate. Entrambi sono sopra i livelli di produzione di dicembre 2020. In risalita a gennaio anche la produzione mondiale. Secondo i dati diffusi dalla World Steel Association, l'output è stato di 162,9 milioni di tonnellate, in crescita del 4,8% rispetto a gennaio 2020. Nell'Europa a 27 la produzione ha mostrato un lievissimo calo, meno 0,4%, con 12,2 milioni di tonnellate. Infine uno sguardo ai prezzi dell'acciaio sul mercato nazionale. Secondo l'ultima rilevazione di Siderweb è stata una settimana in cui i prodotti lunghi e piani hanno preso direzioni opposte. Piani verso l'alto e lunghi verso il basso. Nella rilevazione delle quotazioni dell'acciaio dell'ufficio studi Siderweb emerge un andamento contrastante. Per l'acciaio al carbonio i prodotti piani riprendono la marcia verso i massimi. I lunghi invece puntano verso il basso. Il risultato è una stabilità pressoché totale del Sider Index, l'indice che condensa l'andamento dei finiti in acciaio al carbonio in Italia, che si muove solo del meno 0,16% rispetto alla scorsa settimana, assestandosi a 576,55 euro la tonnellata. In crescita lo Scrap Index, l'indice che condensa l'andamento del rottame di acciaio al carbonio in Italia, più 1,26% a 319,87 euro la tonnellata. Tra i piani si segnala l'aumento dei prezzi dei COS all'import, gli unici in doppia cifra. Nei lunghi cedono il tondo e la vergella. L'acciaio inox invece strappa ancora, con aumenti superiori a 70 euro la tonnellata. E dopo essersi stabilizzato la scorsa settimana, risale anche il rottame. Per quest'oggi è davvero tutto, grazie per l'attenzione, l'appuntamento con il Siderweb TG è come sempre per venerdì prossimo, arrivederci a tutti!